Beh, avete capito che stiamo andando un po' in una forma decisamente diversa da quello che è lo standard di Mattina Amica. Siamo nell'ultima settimana di programmazione e calcolando che domani è festa, io ho voluto assolutamente Sara con me per quest'ultima puntata in sua compagnia. Buongiorno Sara. Buongiorno. Accanto a Sara trovo Francesco Piscardi che è Buongiorno. stato un professionista che ha dato un grande contributo alle nostre puntate parlando di quella che è la materia di sua competenza e lo abbiamo visto, vi ricordate, anche nella scorsa edizione lui è venuto e questo sempre grazie a quello che ha fatto, insomma, ai rapporti che ha la nostra Sara ormai sul territorio, perché lei è una professionista molto conosciuta e quindi ha la possibilità di interagire anche con degli altri grandi professionisti che si occupano sempre di moda. Allora, noi abbiamo fatto un po' un riepilogo, no, abbiamo visto, io direi di fare un po' un riepilogo di quello che vedremo in questa prossima stagione, però poi mi piacerebbe invece entrare più nello specifico con le vostre vite, cioè capire come vi state preparando all'estate, se per voi è ancora lontano il concetto di vacanza, dal momento, ecco, dal momento che credo Lontanissimo. che questo sia, no, il momento in cui lavorate per la prossima stagione di moda, quindi Primavera-estate. È autunno-inverno e primavera-estate. primavera-estate 2016. Esatto. Com'è essere in anticipo sui tempi? Complesso, devo dirti, abbastanza complesso, quindi bisogna, ecco, avere le idee chiare, sapere quello che chiaramente si vuole proporre, quello che poi i clienti chiedono, cosa si vende, quindi non perdere mai di vista il contatto con la vendita, che è la cosa più importante. E poi chiaramente poter avere il tempo per girare in fiere, fare stage e fare chiaramente gironzolare un po' per i mercatini, perché poi tutto parte di lì un po', Mary, non si inventa più nulla, ecco, si ricerca in questo momento. Questa non è una cosa molto carina, non si inventa più nulla, io non la trovo, specialmente nel campo della moda, non la trovo una cosa. È un Miri si è po'. inventato di tutto, ecco, quindi oggi è quasi ricercare per sovrapporre, ecco. Penso che sia la ragione per cui spesso noi vediamo nella scelta di stagioni capi che richiamano un po' Gli il anni 20, gli anni 50, gli anni 50, gli anni 60, gli anni 60, i figli dei 70, fiori. esatto. Parlo di questo perché questo è quello che io ho in un certo senso, essendo nata nel 61, assorbito poi man mano con l'età, Certo. però magari occhi più grandi, inteso proprio come età, riconoscono poi invece alcuni canoni di stile che andavano negli anni Esatto, 50, negli anni rivisitati 40. ovviamente, adesso non è che La si moda è propone. No, è ciclica. chiaro. Ma questo accade anche nell'arredamento, Sara, adesso non In perché tutti i voglio settori. difendere il mio settore, ma nell'arredamento, nell'automobilismo, nelle moto, cioè tutto quello che in questo momento si produce, io credo che sia È un grosso sempre revival. esatto, una Esatto, rielaborazione di un esatto, concetto già espresso nel esatto. passato. Sara? Però io vorrei invece sottolineare un particolare. Siamo in una fase di passaggio, ma questo passaggio secondo me è molto Tra l'altro voi importante. avete già visto qualcosa che riguarda le prossime stagioni, Sì, sicuramente. ci stiamo già Quindi lavorando avete già un'idea abbondantemente. più ampia, Sì, no, ma di quello che invece conosciamo noi. infatti, no, io credo che forse questo passaggio sia positivo, no? Volevo risponderti per quanto riguarda l'affermazione che hai fatto, vabbè, allora non si crea più niente. No, io credo che in questa fase ci stanno facendo poggiare i piedi per terra, perché specialmente gli stilisti fino a qualche stagione fa hanno creato di tutto e di più, no? Vabbè, così anche fantascientifiche, no? Che non si mettevano a servizio poi dell'utente finale, erano cose molto scenografiche e poco pratiche. Invece adesso la crisi ha portato anche agli stilisti a essere più attenti alle esigenze del consumatore.
Quindi è vero che ci sono meno cose innovative, però c'è una maggiore cura del particolare e anche maggiore attenzione allo stile anche di vita dell'utente finale. Possiamo dire che sono stati tirati giù per capelli? Perché alla fine le persone, secondo me, hanno cambiato... Sì. Proprio il modo di spendere i soldi e quindi cambiando quello sono loro che hanno dovuto adeguarsi a un mercato che è completamente cambiato. Infatti, ma cambierà tutto. Ad esempio la settimana scorsa sono stata a Milano e si parlava anche delle nuove figure che verranno immesse nel mercato della moda, quindi anche la ricerca di nuovo personale che viene identificato più ad un ingegnere, no? Sì, soltanto allo stilista, al design, perché l'ingegnere ha molte più competenze rispetto ad uno stilista, quindi avendo più competenze non soltanto artistiche ma anche pratiche di costruzione del progetto e quindi di conseguenza maggiori conoscenze anche nella fattibilità e nella comodità del progetto stesso. Quindi c'è una rivoluzione in tutti i sensi. Anche come figure professionali, quindi. Sì, infatti, sì. Quindi magari adesso ci sembra questa fase, ci sembra una fase più statica, però per noi che ci stiamo all'interno invece stiamo subendo una rivoluzione notevole. Quindi la persona che si aggiorna per questa fase è una fase di maggiore crescita e quindi di consapevolezza del mondo che ci circonda e quindi una maggiore osservazione delle esigenze proprio del consumatore finale. Chiaro. Quindi non la vedo negativa come cosa. No, anzi chiaro, la vedo chiaro, come chiaro. Una cosa positiva, chiaro. Perché si mette più a tacere l'estro e si dà una maggiore una maggiore fattibilità al progetto che viene creato. E in tutto questo, Francesco, io ti chiedo, l'artigiano del pellame, l'artigiano dei tessuti, l'artista che si misura, io quest'inverno ho avuto la possibilità di assistere ad alcune sfilate di abiti da sposa, non posso farne i nomi, però ho visto degli abiti meravigliosi, davvero meravigliosi. Io non sono una che va molto dietro, diciamo, però dirti che ho provato veramente delle emozioni davanti a così tanta bellezza nel guardare un abito, come quando tu guardi un quadro e rimani esterrefatta, proprio che ti commuove tanta bellezza. Ecco, io ti chiedo, in questo vortice che coinvolge non solo aspetti puramente economici, ma anche umani, artistici, spirituali se vuoi. Certo. La figura dell'artigiano, dell'artigiano italiano, dell'artigianato italiano, che collocazione trova poi sul mercato se cambiano proprio i canoni di procedura, così come accennava Sara? Beh, Mary, questo è un momento particolarmente favorevole per quella che è l'artigianalità italiana. Uno, per quanto riguarda anche il cambio di valuta, no? Tutto ciò che prima veniva fatto in Estremo Oriente o veniva dislocato come produzione, siccome il dollaro ha subito questo aumento rispetto all'euro, quindi molte aziende stanno ritornando in Italia ad acquistare. Bene. O meglio a far fabbricare oggetti. Il problema, a differenza di quello che diceva prima Sara nell'abbigliamento, nella calzatura invece stiamo avendo il problema contrario. Mi spiego meglio, in risposta anche a quello che tu mi chiedevi. Da noi i passaggi per realizzare una scarpa rispetto a quelli dell'abbigliamento ce ne sono 240 in più.
iniziano a mancare le maestranze, iniziano a mancare proprio le manualità, le artigianalità. E quindi stanno di nuovo venendo fuori quelle aziende che hanno comunque all'interno del loro, della loro pianta organica persone delle maestranze vecchie. Esatto. Quindi l'artigiano che prima era bisfrattato, o meglio era quello da non considerare, oggi manca. Questo è un sollecito che noi alla Camera della Moda avevamo proprio chiesto, ecco, merito anche alle figure professionali di cui tu prima parlavi, di formare delle persone, dei ragazzi che non fossero solo dedicati a livello di ingegneria, che è importante nell'ambito, diciamo, ecco, della moda, quindi ricerca di materiali, assemblaggio di materiali, incollaggi, no, invece cercare proprio le maestranze che in questo momento in alcune regioni stanno venendo a mancare. Sì. Cioè i genitori che non hanno, che mentre prima questo era un lavoro generazionale, ecco, parlo di una figura che può dirvi nulla in trasmissione o a chi ci sta ascoltando, il montatore è la fase più importante per realizzare un paio di scarpe. Il montatore è colui che praticamente assembla la scarpa e veniva fatto come un lavoro generazionale, cioè se il papà era montatore, il figlio era montatore, quindi l'imprenditore si garantiva almeno 5 generazioni di montatori. Oggi il papà che fa il montatore, il figlio è ingegnere piuttosto che informatico, piuttosto che avvocato, quindi si è rotta un po' quella catena del montatore. Capisco. Oggi l'azienda importante, seria, ha bisogno del montatore, una figura che sta sparendo. Ha bisogno della persona che cuce le tomaie, ecco, quindi si stanno riprendendo un po' questi ruoli. E quindi ben venga un po' quello che tu dicevi prima, Sara, che si stanno un attimino riscoprendo quelle che erano le vecchie maestranze, sì. Quindi l'artigiano di turno che comunque fa un buon prodotto, che oggi inizia ad avere le commesse da aziende importanti. Perché per le aziende importanti, parlo di Griff, che chiaramente non nomino, andavano, dislocavano le produzioni, mandavano l'omino a curare, cioè formavano. Sì, sì. Oggi invece produrre all'estero, quindi parliamo fuori della comunità europea, inizia ad essere oneroso. Gli sdoganamenti costano, quindi le richieste delle aziende, riproduciamo in Italia. In Italia però nel frattempo le maestranze sono cambiate, chiaro, sono venute chiaro. Meno perché il lavoro è diminuito, non c'era più il papà che insegnava o dava il testimone al figlio perché chiaramente vedeva che già il suo lavoro diminuiva, quindi le maestranze stanno diminuendo. Ecco la nostra richiesta alla Camera della Moda, dove avevamo chiesto le scuole che preparano persone adeguate a produrre il prodotto, quindi si chiudono o si creano delle difficoltà in certi ambiti, ma si aprono delle voragini in altre. Ecco, quindi l'artigianalità conferma, è una cosa importante, ecco, quindi è uno slogan, imparate le maestranze, non perdete le maestranze. Ma pensa, tra l'altro noi proprio qui, insomma, in Puglia, penso, torno al discorso degli abiti da sposa, io non la Toscana mi viene in mente invece proprio per la lavorazione delle pelli, delle quindi borse, le scarpe, delle penne, borse, sì. Eccetera, no? Effettivamente perdere questo patrimonio, perché poi insomma è un gioiello riconosciuto in tutto il mondo, certo. Quando un capo nasce proprio da una di queste sartorie piuttosto che da una di queste attività artigianali e via discorrendo. Ah, però allora, stanno ritornando. Io penso che sia... Devo dirti, molto, diciamo, serenamente, nel senso, non c'è stato ancora, però pare che, ecco, gli strateghi o coloro che studiano quelli che saranno i fenomeni sentono che ci sarà un grande ritorno. Ecco, che non sarebbe proprio una cosa sbagliata. Assolutamente no. Io credo che chi sa fare con le mani veramente ha davvero un'arte che magari con grossi sacrifici in un momento come quello che noi abbiamo vissuto e che speriamo insomma stia adesso scemando, me lo auguro, anche se speriamo. Va bene, allora invece voi che ve ne fate quest'estate? Lavoreremo. Fino a quando dura il vostro lavoro nel periodo estivo? Ora ma il nostro lavoro, impegnati? Io parlo delle calzature, non finisce mai. Praticamente. Noi, almeno parlo nell'ambito della mia professionalità, le mie vacanze sono quelle vacanze un po' lavoro, no?
quelle che destiniamo per quando, la fine. Quando per esempio le grandi aziende loro chiudono e quindi siete potete fare altro che fermarvi in quel momento. E quindi in quel momento noi ci blocchiamo, ma ci blocchiamo per poi fare ricerca, quindi il nostro lavoro è un po' continuo, ecco, non ha un momento di stasi, un momento di tranquillità, ma poi chi fa questo lavoro parte già con una consapevolezza di quello che sta per affrontare, chiaramente. Sara? Lavorerò, vedi? Anche farò compagnia, sì. Vabbè, noi magari ci fermeremo solo il periodo centrale delle vacanze. Anche perché i soliti 20 giorni, sì, con vento ferragosto. Siamo costretti, anche perché poi tutte le aziende sono chiuse, quindi anche se abbiamo la necessità di reperire tessuti, ormai troviamo tutte le porte chiuse. Perché noi in questo periodo siamo già con la progettazione dell'estivo 2016. Pensa e quindi, tu, estivo 2016. E quindi siamo nel pieno proprio della progettazione, della prototipia, sì, del lavoro. Ma guarda che la moda non si ferma mai. Non si ferma mai. Meno male, meno male. Noi speriamo di lavorare, anzi per noi è un bene lavorare, guai avere dei periodi fermi perché sarebbe tragico per le aziende. Però un po' di mare lo faremo. Speriamo, sicuramente un po' di mare. Io dico che si può, tempo permettendo, si possa, diciamo, rubare. Sì, dai, si riesce. Rubiamo, poi a combinare un po'. Sicuramente le cose, io credo che sia sempre un fatto, se si conosce il proprio lavoro, di organizzazione. Sì. Se riesci ad organizzare, riesci anche ad avere del tempo a disposizione. Io sono molto contenta di concludere questo viaggio con voi, sono molto contenta di te, Sara, perché sei stata sempre precisa e puntuale, ormai c'è una sintonia tra noi due, per cui tu sai già, quando io ti chiedo qualcosa, sai già dove voglio andare a parare. Dallo sguardo. E mi supporti anche, insomma, con queste tue ricerche, facendoci vedere spesso delle anteprime, facendoci vedere delle cose che normalmente non potremmo vedere, almeno per chi non ha la mania di smanettare su internet, insomma. Quindi le anteprime, la moda, abbiamo riso, abbiamo giocato tantissimo quest'anno sul concetto della moda. E naturalmente sono contenta anche di chiudere con un professionista come te, Francesco. Grazie. Io è un aspetto che adoro delle persone, davvero, perché credo che la professionalità paghi ed è quella che poi ti consente di essere veramente padrone nella tua area e di poterti quindi confrontare a 360 gradi. Questo avviene solo se si ha una professionalità, come dire, conclamata quasi, no? Certo, quindi certo. La passione unita alla alla tecnica, la curiosità, quindi di andare sempre avanti e mai dire ok, basta, io sono arrivato, fine. Sono tutti ingredienti che servono. E ti garantisco che si riconoscono in un professionista. Grazie. Le persone pensano che questo equivalga ad avere un titolo, ma non è così, non è proprio così. Forse grazie all'evoluzione che noi viviamo, ormai il fatto di dire ah, ma io ho questa laurea, non significa essere un grande professionista. E le persone se ne accorgono, per fortuna le persone si accorgono di questo e questo poi fa la differenza e ti fa protendere verso un programma come Mattina Amica, che alla fine nasce con l'esigenza pura di tenere una semplice compagnia a delle reti mega galattiche che invece hanno delle possibilità economiche stratosferiche, possibilità di ospiti stratosferici, che però insomma non riescono ad entrare nel cuore della gente. E questo è un pregio tuo, di Mattina Amica. Sì, sono molto orgogliosa del lavoro che è stato fatto. Ragazzi, grazie, buone vacanze. Grazie a te. Vedremo l'anno prossimo, perché stiamo già studiando e lavorando a una nuova edizione. Vedremo, insomma, di proporre qualcosa che ci consenta di avere un contatto diretto con le nostre amiche a casa.
E se questo accadrà, io credo che voi farete parte di questo nuovo viaggio. Buone vacanze, grazie mille. Grazie. A voi invece, cari amiche, io auguro una buona giornata, auguro una buona giornata di festa per domani, che è il 2 giugno. Spero che stiate tutte quante bene, e se anche non fate niente di speciale, quello che è importante è che siate serene, questa è la cosa davvero importante. E con me comunque l'appuntamento è per mercoledì, mi raccomando, non lasciatemi negli ultimi giorni di Mattina Amica, così ci saluteremo ancora un po', ancora quattro chiacchiere con gli ospiti che ci hanno accompagnato in questa grande kermesse, per noi è una grande kermesse di Mattina Amica, e niente, quindi buona giornata per oggi, buon inizio settimana, buona festa per domani, mi raccomando però non mancate mercoledì, arrivederci. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro, dicevano che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena, mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male, buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori, galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, ecco.